Pensé à nos enfants, ralenté. T'as compris? Plus c'est d'un chien, c'est de ralenté. Vous marchez en dreux, hostie. Arvieux. Qu'est-ce que soumis un peu à Ravieux, quand tu le prends? En Piemontais, ou en Bolognais. Luna, questo è? Questo è... L'interno, Luna, l'interno. L'interno. Era l'interno. Vorrei che ci sono le tre dell'Ave Maria qua in alto. Ma che impressione. Sono la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Ah, ok. Beh dai, considerando che il primo asfalto bello l'abbiamo incontrato tra le 5 e le 5 e mezza del pomeriggio, direi che è un buon risultato. Porca puttana! L'hai preso anche tu? No. Minchia, sono decollato. Senza guanti. Vabbè. Adesso Luna non mi far più passare che diventa bagarre vera. Se passo è solo per merito mio. Vabbè, allora stai fresco. Perché a quest'ora qua, che c'è pochissimo traffico, si può anche andare un pochino di più del solito. Sempre senza esagerare. Guarda come pennella le curve, a destra, a sinistra, buca. Ci mancava la Fiat Fremont. E lo passa! Apre tutto! Oh, cioè, adesso veramente mi sto divertendo. Sì, finalmente. Diciamo che aver atteso le 5 e mezza per divertirsi è un po' tanto, eh. Sì, vabbè, ma di solito se aspetti di più una cosa la desideri di più. L'attesa del piacere è se stessa il piacere. Sì, sì, infatti lo slalom tra le buche per rischiare, per evitare di spaccare tutte le sospensioni, non penso fosse piacere. Era solo attesa del piacere tra svariate parolacce. Guarda qua che c'è una roba lì sulla sinistra, cos'è? Una chiesetta finta. Luna Colombo non si fida! Ma questo cosa fa? Indeciso, indeciso. Ah. Sei venuta? Sì. Ah, ok. Attenzione, attenzione. Siamo arrivati qua al primo paesino caratteristico francese. Non c'è nessuno. Ho preso una buca francese. Ah, guarda che c'è. Ah, ma come si infila? Anch'io. Facciamo una slimitata francese. Questo lo evita a sinistra. Ma bello paesino, non c'è nessuno. Era Font-Guillard. 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 Guillard. Ah. Cosa? E sono tutti al cimitero. Era più grande il cimitero del paese. Oddio, hai visto che... Ma come li fanno? Ma come li fanno quei cimiteri? Sono stranissimi. Era stranissimo. C'era tipo tutto il legno intorno. A uno non può guardarsi intorno un attimo che viene superato. Chi va a Roma perde poltrona. Attenzione verso l'infinito e oltre. Sai che c'è un altro paese? Sì, infatti. Basta. Finito l'infinito. Pierre Gros. E si infila? Anche lui? Tu sei abituato ad infilarti?
bello. Ma... ma Luna, potevi passare. E vabbè. Guarda che moto, cos'è? Un BMW K1600. 1600? Sì, 1600. Pensé a no sen fan, rallenté. Ti capì? Più se ti uscisse ancora da rallentà. Vuoi marcia indre, osti. Cosa infatti sta facendo marcia indietro? E se si prepara? Attenzione, scalda il motore. Attenzione, parte. E la frega così? Bestia, ciao. Bestia, ciao. Volevo pate, pate avec qua. Ti ricordi questa pubblicità? Certo, ogni tanto lo mangiavo anche. Anche io, cazzo. Quando sono andata a Madrid con la scuola, ci sono portati via i cracker della misura con il patè, quello che sapeva di tonno. Anche io mangiavo quello. Sì, oddio, mangiavo anche l'altro, quello alle olive nere. Sì, ma quello al tonno non c'era storia. E visto che non riusciamo a trovare niente da mangiare di abbastanza decente, a parte qualcosina, poi alla fine in camera ci mangiavamo i cracker con su qualcosa di tonno, della patè. Che poi, vabbè, alla fine non lo fanno più, però non so perché. No, ma lo fanno. Lo fanno? Lo fanno, lo fanno. Semplicemente tu al supermercato non lo vedi, perché non lo cerchi. Ah. E però non fanno più la pubblicità. Ho capito. Ormai se uno lo vuole lo sa che c'è. Volevo. Guarda che bello. Poi c'è questa pulizia e ordine. Questi dettagli. Perché mi gratta il collo. Pensavo il culo. Ma in realtà è la catena d'oro che mi dà fastidio. I miei fantastici guanti. Però è bello, tutto tenuto molto bene. Sì. Però non ci sono le persone. Uno è venuto qua dal canton Berna. Ok, qui si pone un quesito. Qui si pone un quesito che dobbiamo indagare. Da che porta andare? Esatto. Guarda che campanile vecchio che è fatto di legno sopra. È grosso e tozzo. Giù di là, fino a Ville Vieil. Ma puoi chiamare un paese Ville Vieil? Dai, ma cioè, ha fatto apposta per prenderti per il culo. E poi dobbiamo andare a sinistra verso Arvieux, facciamo l'Isoard e scendiamo Briançon. Briançon? Ok. Adesso devo farlo per forza ancora. No, dopo. Vado in là, giusto? In giù? In là. Bene, siamo arrivati su, diciamo, la statale, appena dopo il Colle dell'Agnello. Adesso abbiamo giocato un po' col clacson insieme ai francesi. Abbiamo fatto la gara a chi lo suonava più forte. Adesso dobbiamo andare verso Ville Vieil. Non so bene la pronunciation francese come sia. E qua c'è un cartello con una pecora. Sembrava più un lama dalla foto, però vabbè, immagino sia una pecora. E poi da là dobbiamo seguire le indicazioni per Luna. No, quello prima, subito. Vedi che non si attenta. Arvieux. Che assomiglia un po' a Ravieux con Turbrot. In piemontese o in bolognese. No, allora, in realtà si dice fammi un po' da Ravieux. Tipo Santo Stefano quando sei ingolfato. Fammi Ravieux in breu. Perché almeno alla vangi più lida, ti capì? Ah, è come una... È un po' come l'amaro a fine pasto. Ah, ok. Tipo detox. Per digerire? Sì, beh, oddio, in realtà non è che proprio i ravioli siano una roba leggera, però voglielo spiegare, alla tradizione. Decisamente. Comunque, ragazzi, in Francia l'asfalto, vabbè, non è ai livelli della Svizzera, però è molto meglio di tutte le altre strade che abbiamo fatto oggi. Oddio, qua è un po' rovinato, però...
visto che c'è una di quelle cose che sembrano delle dei piselli rovesciati che c'erano anche a Postalesio. Ah, le piramidi. Sì. Ah, è vero, guarda là. C'è proprio il sole in faccia, non si vedrà un tubo nel video. Ma poi è una da sola. Lega solitaria. Solitaria. Adesso andiamo in quella direzione. L'unico posto dove c'era il tempo di merda era il colle di Sampere, che pure il colle faceva cagare. Sì. Quindi, asfalto di merda, paesaggio di merda, tempo di merda. Merda. Mancava solo che la facevo nel campo, poi c'era veramente un sacco di merda.